Gianni Colacione per Libre TV, oggi 3 luglio 2019, siamo alla Palestra della Legalità a Ostia e c'è un'iniziativa. Siamo in compagnia di Ados De Luca, che è consigliere al 10° municipio per il Partito Democratico. Ecco, di che cosa si tratta? Si intitola Spiaggia Libera. Beh, veramente l'iniziativa appunto della redazione di Repubblica, quindi però appunto il concetto è di avere l'accesso al mare, famoso discorso che noi trattiamo oramai da quando sono stato eletto, con Mare per Tutti, il nostro comitato, dell'accesso, in attesa di poter fare una rinaturalizzazione del mare, perché è una concezione del mare, il famoso lungomuro, superata. Oggi non c'è la vista del mare, prevista anche dalla legge, fra l'altro. Il mare, e la legge dice due cose: l'accesso al mare libero, eccetera, e la visibilità del mare. Noi non abbiamo né l'uno e nell'altro requisito, per cui la Repubblica oggi rilancia questo concetto del mare libero in senso vasto, cioè visibilità del mare, accesso al mare, più spiagge libere, più, diciamo, godimento del mare da parte della cittadinanza e degli ospiti di questo territorio. Questa situazione che c'è a Ostia è molto particolare, perché questo che viene detto è il lungomuro, praticamente in realtà c'è, senza soluzione di continuità, tutta la parte centrale, la più pregiata, la più facile da accedere, praticamente è tutta inibita anche all'accesso. Basti pensare, d'inverno si chiudono gli stabilimenti, c'è proprio questo, malgrado, e io insisto sempre su questo, noi ne abbiamo fatto una battaglia come Mare per Tutti. L'ordinanza della sindaca di Roma prevede che i cancelli degli stabilimenti devono stare tutto l'anno aperti, estate e inverno, cosa che non veniva mai rispettata. Adesso, diciamo, incalzando anche con esposti e denunce, il comandante dei vigili ha incominciato a fare dei controlli, difatti, no? E hanno incominciato a tenere aperti sti cancelli anche quando ora non era iniziata la stagione. Però proprio per dire che questo concetto dell'accessibilità al mare, cosa che qui a Ostia è veramente una situazione particolare, è tutto chiuso, non è che c'è una concessione, uno stabilimento, poi una spiaggia libera, poi un'altra concessione. Questa alternanza consente che tu c'hai la visibilità e l'accesso al mare. Invece no, tu c'hai le spiagge libere, sono in questa parte di Ponente, e poi inizia questo lungomuro fino all'estrema, diciamo, poi ai cancelli, eccetera. Quindi questo è un danno per i cittadini, ma anche un danno, secondo me, per il turismo, per gli ospiti che vengono qui a Ostia, perché si trovano effettivamente in difficoltà a godere di questo mare, che dovrebbe essere aperto tutto l'anno, ma anche negli interessi dello stesso gestore della concessione, perché se tu tieni aperto anche d'inverno è l'occasione che uno va al mare, poi magari se c'hai la ristorazione rimane anche alla ristorazione. Invece loro hanno questa logica: i 3 mesi fanno il pieno, guadagnano quello che devono guadagnare, poi chiudono e se ne riparla il prossimo anno. Ados, diciamo che l'iniziativa si inserisce all'interno di, diciamo, dell'iniziativa più ampia, La città che resiste, di Repubblica. E, ecco, lo scenario di fondo poi è anche una proroga, queste concessioni balneari, che praticamente metterebbe fine al discorso per un lungo tempo, cioè fine al rinnovo, diciamo, dei gestori poi degli arenili. Sì, noi su questo abbiamo le idee chiare, stiamo facendo delle iniziative a livello nazionale sulla Bolkestein, cioè la legge, l'Italia non ha recepito la Bolkestein, anzi ha fatto una proroga, il governo, di 15 anni, quindi contro la Bolkestein, no? Questo però, la legge dice che, siccome la legge europea è sovraordinata rispetto alla legge nazionale, il titolare della concessione, e quindi il comune in questo caso, deve rispettare la legge europea, e quindi nessuno lo può obbligare, perché qualcuno dice ah, è obbligatorio, no, non c'è niente di automatico, anzi chi firma, difatti mi sa che non stanno firmando, chi firma come comune delle proroghe automatiche si assume una responsabilità, perché in quel momento fa un'infrazione rispetto alla legge europea. Quindi questo è tutto un discorso aperto, per cui
le diciamo anche qui a Roma, noi nei confronti abbiamo fatto una diffida nei confronti della sindaca di Roma per mettere, avvisarla che se loro dovessero prorogare eccetera si assumono loro poi una responsabilità. E poi ora, al di là di questo, proroghe o non proroghe, esiste il diritto dovere di rispettare l'ordinanza del balneare. E l'ordinanza balneare, se uno avesse il tempo di leggersela tutta, l'applicazione di quella ordinanza sarebbe una rivoluzione, perché prevede tutta una serie di mette una serie di paletti che non sono rispettati e che renderebbero molto più facile l'accesso. Non si possono fare, per fare un esempio, reticolati tra uno stabilimento e l'altro, tant'è che noi ne abbiamo fatto levare uno lì al Battistini, c'era, sì, se hai presente, sì, c'era, quella l'hanno tolto sotto nostre denunce. Quindi quella già intanto è una cosa da fare, applicare l'ordinanza. E poi dobbiamo eliminare questo, diciamo, queste barriere, questo lungomuro, eccetera. E siccome sono tutte opere abusive, non è che uno deve aspettare il PUA. Il PUA, secondo me, si farà tra anni e anni. Basta fare ordinanze, ingiunzioni di demolizione. Se non demolisci te, demolisco in danno. E dando un segnale di questo tipo... Poi il potere politico dovrebbe fare una cosa, convocare tutti i balneari e dirgli: signori, guardate, noi vogliamo applicare l'ordinanza, vogliamo eliminare queste cose. Allora, coloro che ci sono d'accordo, che li autodemoliscono, va bene. Per gli altri sappiate che partiranno l'ingiunzione di demolizione. Hanno il coraggio di farlo, la forza di farlo? Perché non ci dimentichiamo, io non voglio fare, diciamo, terrorismo, che purtroppo questi stabilimenti stanno anche sub iudice rispetto ai condizionamenti della malavita. Quindi voglio dire, intorno, perché è chiaro che la malavita si concentra dove ci sono interessi e quindi sono condizionati, saranno alcuni costretti a pagare qualcosa per avere la tranquillità, eccetera. Quindi a maggior ragione la battaglia per liberare questo mare da questa situazione è una battaglia anche etica e morale per ripulire un po' la situazione. Ecco, quindi questo è un altro aspetto che si interseca con le cose che abbiamo detto e che sono comunque da fare. Quindi noi continueremo in questa battaglia, diciamo, siamo contenti che Repubblica abbia preso questa iniziativa e stiamo qua per dare il nostro contributo. Grazie Ados De Luca.